Bentornati ragazzi, sono Joe Vispod, lo staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Frank Ribéry IF. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti passate da VIP Coins FIFA, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Frank Ribéry, esterno francese del Bayern Monaco, con questa sua carta in forma. Premessa, io ho provato la sua versione base e c'è qualche piccolo miglioramento per quel che riguarda il suo tiro e nessun miglioramento purtroppo per quel che riguarda il suo fisico, che resta sempre una delle pecche maggiori di questo player, che lo penalizzano parecchio. Sulla carta ha 64 di fisico con 74 resistenza, 64 di forza e 54 di aggressività. Ha una forza davvero bassa, perché mi sembrava quasi impossibile poter fare qualche contrasto decente con lui. L'unico modo per potersi liberare degli avversari con questo giocatore è la velocità e il suo dribbling. Ed entrambe queste statistiche rappresentano un pro. Sulla carta abbiamo 90 di velocità con 88 velocità scatto e 92 di accelerazione. Ha un'ottima partenza e una buona velocità massima. Poi ha un dribbling che dire fantastico e dir poco secondo me. Con lui potrete fare tutte le skill che volete grazie alle sue 5 stelle skill, il massimo. E se non siete pratici di skill potete anche scartare gli avversari semplicemente muovendo l'analogico, perché ha un'agilità incredibile, 94 sulla carta, e si unisce all'ottimo controllo palla, 93, con il quale sarà davvero semplice dribblare. Parliamo di numeri, ha un 94 di dribbling con 94 equilibrio e agilità, 91 riflessi, 93 controllo palla e 94 di dribbling. Io tra i pro ho messo dribblatore per dire tutto, che tutto mi è piaciuto del suo dribbling. Veniamo ai suoi tiri, che sono così e così. Qualche gol me l'ha fatto, ma molti me li sbagliava perché venivano parati dal portiere oppure andavano direttamente fuori. La maggior parte dei long shot andavano fuori, però non sono proprio bruttissimi, perché un gol bello dalla distanza me l'ha fatto. Veniamo alle statistiche. Ha un 81 di tiro con un più 3 rispetto alla sua versione base, con 86 piazzamento, 82 finalizzazione, 79 potenza tiro, 76 long shots, 84 tiri al volo, 83 rigori. Finalizzazione e piazzamento che in game si sentono, e la potenza tiro che mi sembrava più alta, perché alcuni tiri erano così potenti che il portiere non riusciva neanche a bloccare. I tiri al volo mi hanno un po' deluso però. Una cosa che mi è piaciuta nei suoi tiri e i suoi passaggi è l'effetto che riesce ad imprimere al pallone, perché a volte prende quelle traiettorie strane, sembra che vada alle stelle il pallone e invece scende all'improvviso, tipo un passaggio a campana, un pallonetto, quelli li sa fare bene. Quindi questa sua caratteristica l'ho annoverata tra i pro, e sulla carta ha un 87 di effetto, ma per me sembrava un 95. In generale ha un 88 di passaggi con 91 di visione, 86 cross, 92 passaggi corti e 77 passaggi lunghi. E i suoi cross sono buoni, così come i suoi passaggi lunghi. Quelli corti diciamo che bene o male tutti i giocatori li sanno fare. Anche se ho fatto solo 2 assist, per me ha dei buoni passaggi. Ha dei buoni calci piazzati anche, con 84 precisione su punizione. E con lui ho sfiorato più volte la via della rete direttamente su punizione. Nelle clip infatti vedrete anche una traversa presa con lui. Il suo colpo di testa è veramente scarso. Non riesce a saltare. Non riesce a prenderla bene di testa, anzi non ci prova neanche forse a prenderla di testa, con solo il 53 di elevazione e 44 di precisione di testa. E devo dire che questa caratteristica purtroppo l'ho messa tra i contro, perché non saltava o saltava male, non la prendeva bene di testa, quindi di testa ve lo sconsiglio altamente. Io l'ho utilizzato con lo stile intesa base, ma ci vuole secondo me, scusate, uno stile intesa che aumenti il suo tiro e il suo fisico. Io l'ho utilizzato come esterno sinistro e come attaccante sinistro ATS. Io preferisco come esterno sinistro. So che può dire un'eresia, però
sfruttava appieno la sua velocità e il suo dribbling da esterno sinistro. Ha un prezzo davvero esagerato. Io l'ho pagato circa 7 milioni, ragazzi, 7 milioni. E sono davvero troppi, secondo me. Riassumendo, 3 pro, velocità, 5 stelle skill, dribblatore, 4 stelle, piede debole, che sono davvero qualcosa di buono perché comunque riusciva a tirare bene e a passarla bene sia di destro che di sinistro, è effetto. Come contro, forza fisica, colpo di testa e prezzo. Il mio voto per questo giocatore è un 8,5. In conclusione, è una buona carta ed è perfetto per chi ama le skill. Però io che non uso molto per l'appunto le skill, mi andrebbe bene anche un Rose in quel ruolo. Dunque ragazzi, la player review termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, mettete mi piace anche alla nostra pagina Facebook. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta, vi ringrazia e vi rimando alle nostre altre player review. Ciao ragazzi!